novità in arrivo per l'economia che oggi presentiamo in compagnia di Gianni Lepre, docente dell'Università Lyon Jean Monnet. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Salve a tutti, un saluto particolare ai nostri telespettatori. Senta, lo dicevo per l'appunto ai nostri telespettatori, tante novità del decreto sostegni, parlando e partendo in realtà da un bonus per le imprese che hanno registrato un vero e proprio calo nel fatturato. Sì, bisogna paragonare gli incassi del 2020 rispetto a quelli del 2019. Se sono stati superiori ad un terzo, il calo è stato superiore ad un terzo, l'azienda, indipendentemente dal codice Ateco, cioè che è il codice che identifica le aziende, quindi indipendentemente dall'attività che svolge, avrà diritto ad un bonus da parte dell'Agenzia delle Entrate. Dobbiamo rammentare che questo bonus spetta alle aziende fino a 5 milioni di giro d'affari annuo, poi è proporzionato, come detto, al calo e può essere del 20, del 15 o del 10% a secondo se il giro d'affari è stato fino a 400 mila euro, fino a 1 milione, fino a 2 milioni o fino a poi a 5 milioni, quindi praticamente man mano che aumenta il giro d'affari diminuisce la percentuale relativa al bonus. Senta, intanto la proroga per la cassa integrazione, ma anche per il blocco dei licenziamenti, in più ci sono dei supporti per il reddito di cittadinanza, cosa può dirci? Noi dobbiamo dire che praticamente la cassa integrazione e guadagni Covid, cioè che è una cassa integrazione in effetti istituita apposta per la crisi dovuta alla pandemia del Covid, è stata prorogata per le aziende sempre che però hanno determinati parametri come le perdite e quant'altro fino al 31 dicembre del 2021. Fino ad ora, cioè fino al 31 marzo c'era stata la contemporaneità tra la cassa integrazione ed il blocco dei licenziamenti. Invece adesso c'è la novità che dal 1 luglio del 2021 chi vuole può licenziare. Naturalmente questa non è una buona notizia perché noi spesso lo diciamo, la disoccupazione in Italia e poi in particolare al sud è già altissima, quindi questo può scatenare naturalmente una, per essere, come devo dire, anche può scatenare anche una profonda crisi ancora ulteriormente. Una crisi sociale anche, disparità, una disuguaglianza sociale viene ad acuirsi ancora maggiormente. Senta, invece... Infatti non mi veniva il termine. Senta, invece quanto bisognerà ancora aspettare per la rottamazione e il saldo estralcio, tanto atteso tra l'altro anche dai cittadini? Allora, sulla rottamazione e il saldo estralcio non ci sono ancora notizie precise. Noi ci auguriamo che comunque la rottamazione e il saldo estralcio vengano, quindi la rottamazione quater venga comunque approvata e quindi venga messa in atto come il saldo estralcio. Noi rammentiamo la differenza tra rottamazione e saldo estralcio. La rottamazione riguarda tutti quei contribuenti che hanno dichiarato il reddito ma non hanno pagato, mentre il saldo estralcio riguarda quei contribuenti che hanno ricevuto un accertamento. Ovviamente quando parliamo di rottamazione, parliamo di saldo estralcio, praticamente i contribuenti risparmiano le sanzioni e gli interessi, quindi comunque diventa un risparmio cospicuo, mentre invece dobbiamo dire che è certo lo stralcio delle cartelle praticamente notificate dal 2000 al 2015 e che praticamente non sono state mai riscosse da parte dell'Agenzia delle Entrate. Attenzione, lo stralcio riguarda le cartelle per un importo massimo
di 5.000 euro. Questo stralcio viene fatto dall'Agenzia delle Entrate più che a favore del contribuente, ma soprattutto per smaltire una certa mole di lavoro da parte loro. Difatti parliamo di cartelle che per 61 milioni di cartelle e oltre 1 miliardo di euro che praticamente lo Stato, le istituzioni sono nell'impossibilità di riscuotere, nel senso che praticamente queste sono persone che non hanno niente da perdere o che sono morte, o parliamo di aziende fallite. Ecco, naturalmente tutto questo lo Stato non lo fa a favore del contribuente, tanto abbiamo detto sono persone o società che non hanno niente da dare o da perdere, mentre lo fa ovviamente per snellire il proprio lavoro e concentrarsi sugli accertamenti e sulla riscossione di quello che è possibile riscuotere. Dobbiamo dire sì. Naturalmente questo è un aspetto importante che tocca perché subentra anche quella che comunque è la lotta all'evasione fiscale. Lo sta Difatti, introducendo lei, lo sta introducendo lei tra l'altro. sì, lo stavo introducendo dicendo che praticamente è in campo una lotta all'evasione fiscale per il triennio 21-23, per oltre lo Stato conta di riscuotere 44,7 miliardi di euro, 14 milioni per 2021, 15 milioni e 4 per il 2022 e 15 milioni e 3 per il 2023. Naturalmente noi ci auguriamo che la lotta all'evasione fiscale lo Stato la concentri soprattutto nei confronti dei grandi evasori, perché poi è lì che praticamente lo Stato può veramente riscuotere, altrimenti poi ci troviamo, ecco, dopo 10-15 anni a fare un'altra volta uno stralcio per tutte quelle cartelle che non sono state riscosse perché non c'era ben poco da riscuotere. Quindi meglio concentrarsi sulla grande evasione. Senta, tante misure anche locali messe a disposizione, per esempio dalla Camera di Commercio di Napoli, quali sono e come potervi accedere? Beh, dobbiamo dire che praticamente la Camera di Commercio di Napoli ha messo a disposizione delle imprese di Napoli e provincia, dobbiamo rammentare, sono 320.000 aziende. L'importo che la Camera di Commercio ha messo a disposizione delle imprese è praticamente di 43 milioni. Dobbiamo dire, per entrare un po' nei dettagli, parliamo per l'ammortamento delle macchine e delle attrezzature 7 milioni, un sostegno affitto e alle utenze 7 milioni, la valorizzazione della cultura attraverso anche i teatri 2 milioni, il sostegno al credito, cioè le nostre imprese che pagano interessi passivi alle banche possono fare una domanda per poter rientrare di questi interessi che loro hanno pagato alle banche, quindi poi esistono ancora i contributi per la partecipazione a fiere e mostre, esistono ancora tante altre possibilità di ottenere fondi, basta collegarsi al sito della Camera di Commercio per poter poi entrare magari nel dettaglio. Naturalmente queste misure sono importanti perché, lo diciamo spesso, la mia trasmissione, molte categorie sono state penalizzate dalla pandemia. Pensa che possano restituire quel lieve sospiro, alle stesse, considerata la situazione e il periodo di gravi restrizioni e con un periodo ancora pieno di incognite? Dobbiamo dire che praticamente questo contributo della Camera di Commercio di Napoli, i bonus dati dallo Stato alle imprese ovviamente dell'intero paese, quindi sono tutti palliativi che non risolvono effettivamente il problema. Noi dobbiamo soltanto veramente, e io volevo mettere il punto su due cose e poi magari chiudiamo. Noi abbiamo in Italia
uno spreco di oltre 200 miliardi l'anno per quanto concerne la spesa pubblica. Non lo sto dicendo io, ce lo dice un'immagine molto affidabile della CGA di Mestre. Oltretutto a questi 200 milioni si aggiungono 110 miliardi all'anno, 200 miliardi volevo dire, si aggiungono oltre 210 miliardi all'anno di evasione fiscale. Quindi noi terremmo un plafond addirittura di 300 miliardi all'anno a cui poter attingere senza magari, ecco, facendo la lotta agli sprechi all'evasione, e quindi senza dover poi attingere, fare gli scostamenti di bilancio. Noi per esempio il decreto sostegno avrà uno scostamento di bilancio di 32 miliardi, cioè il nostro paese si indebiterà ancora per 32 miliardi, arriveranno questi famosi 209 miliardi dall'Europa, di cui 80 a fondo perduto. Per fortuna non bisogna restituirla. Sperando che la situazione possa riprendere, però i 129 dovranno essere restituiti. Andremo a indebitare non soltanto noi, ma anche i nostri figli e i nostri nipoti, perché diciamo la restituzione terminerà nel 2056. Grazie, abbiamo terminato, magari grazie. Ne riparliamo anche prossima volta, toccheremo questo aspetto che ci riguarderà ancora per un po' di tempo. Grazie a Gianni Lepre, docente dell'Università Luigi Amonni, buon lavoro, grazie della disponibilità e delle parole e delle risposte esaustive.